Che cos'è il salotto liquido? Un evento, quindi succederà qualche cosa e vedremo che cosa fare. È interessante. Parliamo con delle persone, una, due o più persone. E magari ci possono anche insegnare qualcosa. Ci sono pochi spazi per affrontare discorsi trasversali. Scoprire delle realtà, delle persone che non sono in evidenza. Nell'Ottocento non avevano internet, tremola. Però c'erano questi salotti in giro per l'Europa dove si incontravano i personaggi più disparati. Per semplice curiosità. Provavano a immaginare una realtà diversa. Una possibilità di incontro o scontro. E scoprire delle connessioni. Trarre insegnamenti, suggerimenti. E ci sono tante eccellenze di cui non sappiamo niente. Confrontarsi. Imparare ci consente di capire che cosa fanno certe persone. Realizzazioni che non sono evidenze. Certo, esperienze, lavori. Precisare il significato delle parole in maniera diversa. Sto facendo discorso di un livello di cultura allucinante. È incredibile. Voglio vedere che cosa farai, chi arriverà in questi salotti. Una serie di amici, di gente che fa cose strane, un grandissimo pizzaiolo, un grandissimo panificatore, un matematico, una grande economista, un grande imprenditore. Secondo me ci sarà anche la sorpresa di qualcuno veramente pazzo per cui non possiamo farlo parlare. Alcatraz, contenitore di idee, esperienze, mondi, persone. Ecco, questo veramente mi sembra geniale. Con Marco Macchetti e Jacopo Fo, prossimamente su questi schermi. Il salotto liquido di Alcatraz.